Con la campana y el frío del traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si una manzana fue para morder, hay ambos del amanecer. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog Max, come stiamo oggi? Ragazzi, dovete sapere che probabilmente se siete fidanzati con un uomo di sesso maschile, cioè un uomo un uomo di sesso maschile, solo un uomo di sesso femminile. No, io di sta cosa, mentre noi donne abbiamo il ciclo 5 giorni al mese, l'uomo di sesso maschile ha il ciclo 28 giorni su 30 e quindi oggi Max come si va? Sei mestruato? Hai il ciclo? Stai bene? Quali sono le tue considerazioni? Gli uomini hanno il ciclo senza avere l'utero. Comunque, benvenuti a You! Siamo ancora in Sardegna. Se avete visto i nostri vlog precedenti già sapete che abbiamo avuto vari problemi, vabbè, tralasciamo. Comunque ci siamo spostati e quindi stiamo iniziando una nuova vacanza. Questa è la terza vacanza praticamente. Siamo in un posto fantastico, ragazzi, e devo assolutamente farvi vedere il posto in cui stiamo. È un villaggio bellissimo, ma adesso già siamo per strada, già abbiamo abbandonato il villaggio, stiamo andando in una spiaggia favolosa che è una delle più belle della Sardegna e adesso vedrete. Non è Portoferro, non è Portorotondo, perché so che se avete visto il vlog precedente penserete adesso Carlita andrà su uno di quei barconi a Portoferro. No, cioè per me senza alcun disprezzo, ma Portoferro è proprio così rispetto alla Sardegna, ci sono posti molto più belli, là c'è solo una nomea. A me piace scoprire vari posti, insomma tutto questo sfarzo e questo lusso non ci si addice, noi siamo un po' così. Pane e puparole, vero Max? Max fa tutto puparole. Comunque qua c'è anche Pupina che è stanca. Cosa brutta che c'ha questo villaggio. Amore, non ne vuole sapere niente. Dove siamo? La colazione si fa molto presto, quindi siamo veramente estremati. In ogni posto dove vado devo comprare ogni anno i bracciali dell'estate e quindi questi sono i miei bracciali dell'estate. Sono fatti così troppo carini, pagati tipo €3 ognuno, belli molto estivi così. Mia madre sarà molto fiera di me. Ho comprato la cartina della Sardegna dove ci sono tutte le spiagge più belle. È proprio bello perché è divisa per località, tipo la zona dove siamo noi. Cici, amore mamma, ecco la cartina. Io ho un bimbo, questa è la nostra posizione da viaggio. E niente, scusa mia mamma se ti disturba. Questa è la parte dove siamo noi, quindi questa qua dove c'è Alghero, Asinara, Stintino e ci sono tantissime spiagge. Giovanni, dove sono le Marina di Sorso, veramente ce ne sono tantissime. Poi ci sta Alghero, le Bombarde, Portoferro, Torte del Porcione, insomma un sacco di posti in cui dobbiamo andare. Quando comincia di fare giochi? Super Allora, hai finito di prendere il sole nuda? Ma sei pazzo? Perché? Sei pazzo? Sono in disabbiglietto. Andiamo, ah no, sotto c'è il costume. Sopra? Vabbè, poi dicono che è brutta la faccia, capito? La faccia meglio... No, la mia, no la tua, credi, sei in primo piano. Sì. Ma io poi vorrei vedere la loro. Bravo. Le sabbie, non picchi. Vediamo, vediamo. Non è vero, c'è il costume. Mettila che poi dicono che sono nuda. Vabbè, togliamo la mia brutta faccia dal primo piano. Purtroppo non siamo tutti Brad Pitt e Angelina Jolie, infatti lo stavo dicendo. Bravo. Vabbè. Salutiamo tutte le Miss Mondo, i Mister Mondo. Sono tutti sosia di Brad Pitt e Angelina Jolie. Bravo. Purtroppo noi siamo brutti ma siamo felici di esserlo soprattutto. No, però vogliamo vedere la faccia di tutti i bellissimi. A me non mi interessa proprio, non me ne può fregare di meno se siete belli, se siete brutti. Nella vita non abbiamo deciso di fare i modelli. Siamo bene con noi stessi, dai, diciamo così. Se volete sapere, rispondiamo così. Stavolta non l'ho fatto io, dicono sempre che io faccio gesti, stavolta non l'ho fatto io. Qua c'è anche la Pupi che dorme. E lei è bella, non posso dire che... No, devo dire, è un bel culo quello che vedo. Ciao. Ciao. Pupi. Pupi. Papà. Papà ci deve raccontare la storia. Pupi, ma non stai nell'acqua, che nuoti? Dai. Vai. Già ti hanno morso? No! Fai mese in medusa! No! Dietro a te! Oddio! Stiamo facendo la collanina che ho scritto Pupi! Siamo fermati a pranzare qua a Stintino, siamo venuti, che poi guarda cosa strana! Stanno tutti alla Pelosa, ma guarda qua c'è il mare nel centro di Stintino, guardate com'è. Cioè io dopo mi vado a fare un tuffo, Max. Cioè è fantastica. No, è perché c'ho le meduse, guardate quest'acqua. Cioè è favolosa, veramente fantastica. È troppo carino Stintino. Qua c'è anche Pupi che aspetta la pappa. Noi siamo proprio sul mare. Praticamente un evento straordinario oggi, per la prima volta l'invasione di meduse a Stintino. Sì, ho portato io le meduse, quindi alla fine il bagno non ce lo siamo neanche fatto. Tu te lo sei fatto, e però è stato appunto la medusa. Comunque ho fatto questa bellissima collanina per la mia Pupi. Guarda Pupi a mamma, che la metto qui, così c'è il tuo nome. Pupi, ti piace? I'm from Max, you're from Y. Perfect strange. Stiamo digerendo il pranzo qua, che poi è bellissimo, cioè non capisco come tutti quanti vanno alla Pelosa e qua c'è questo angolino di paradiso. Here we are, come together, to the world we'll testify. E non alla riporta. Ubi. Ehi, ma che cerchi in questa sabbia? Stai scavando. Ci sta la pappa che scava, scava. Basta. Con la campana e il film di salvaje bajo mi piel. Si una manzana hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la chiquita e la marea está picadita. Una mordidita, una mordidita. Vediamo se ci fanno mangiare. Cattivissimi, non ci hanno fatto cenare. Solo perché sono le 10:30. Ci sta... Vabbè, ci sta ancora gente a mangiare, ci potevano far cenare. Vabbè che pure noi che era tardi ci siamo messi a fare il balletto giusto perché non era abbastanza tardi. Vabbè, siamo i soliti. Alla ricerca di un ristorante, adesso usciamo fuori. Il viaggio è molto carino, guardate che bello, c'è una bellissima fontana, poi è grandissimo e l'ha trovato Max. Onore al merito, è stato lui. E poi casomai domani di giorno ve lo farò vedere, vi farò fare tutto un diretto panoramico, vi farò vedere anche la nostra camera perché è molto bello, però c'è alcune cose negative, tipo per esempio che la camera la puliscono un giorno sì, un giorno no. Ma sta cosa è proprio strana, io ho girato il mondo, sono andata per tutto ma non ho mai trovato un hotel che pulisce la camera un giorno sì, un giorno no, quindi oggi era meglio che non la guardavate, domani quando ce la puliscono ve la facciamo vedere. Speriamo. Se no ci hanno messo la capenza a malavandero perché veramente c'è un disastro. Tutto crudo, buonissimo. Ma no, ma che ospite. Ho comprato un canaili, un vermentino di gallura. Va bene. Il colore è da solo. Che ne faccio mangiare? Il sorriso con l'aragosta che è venuto. L'aragosta o l'astice? Che cos'è? Ah, yummy! Stiamo cercando di digerire tutto ciò che abbiamo mangiato. Siamo scopiane che come al nostro solito ci siamo schiattati. Perché poi la cosa bella è che tipo prima di andare a cena abbiamo fatto un misto fa un'ape merenda, cioè praticamente prosciutto con la ricotta affumicata, il prosciutto sardo con il pane carasau, le merende alla Carlita e Max. Stiamo facendo la pasquetta, sono l'unica bis. Tipo prima di... E poi siamo andati a cena. Vabbè, ma io non ho tanta fame. No, perché lui tu hai detto non ho tanta fame. Mangiamo poco perché vabbè abbiamo mangiato tutte quelle cose. Siamo andati là e ci siamo schiattati un'altra volta. Primo, secondo, contorno. Abbiamo mangiato molto molto bene in quel ristorante, devo dire la verità. Dobbiamo ritornarci. La risacca. La risacca, a Marina di Sorso. Buono, buono, andateci. Andateci e adesso pubblicità penso che... gratis così. Gratis così, ma dai, Carlita e Max dispensano pubblicità. Vabbè, perché noi diciamo quello che è buono e quello che non è buono, quindi diamo consigli alle ragazze che ci seguono. A proposito, volevamo tanto ringraziarvi per tutto l'affetto nei commenti che ci state dando, ci state seguendo tantissimo in questi vlog, sia in Puglia che in Sardegna. Quindi vi mandiamo tanti baci. Bacio alle mie follower addirittura che mi difendono sempre, mi mandano messaggi carine, anche a me, non ne pensare, quelle sono invidiosi, non vi preoccupate, non penso a nessuno. Bravo, dai, che dolcezza, adesso ci fai commuovere. Vi mandiamo tanti baci e tanti pollici in Super Max, avete visto come si sta pure lui sciogliendo davanti alla videocamera e ci aspettano tante sorprese nei prossimi giorni, continuate a seguirci con tanti vlog, buonanotte, ciao.